Assessore Paola Cianci, una serata dedicata a Margherita Hack. Da dove nasce questa iniziativa? Nasce da una proposta dell'associazione DAFRE, del Centro Antiviolenza Donna Attiva, e quindi di Licia Zulli e Raffaella Zaccagna, di voler approfondire la figura di questa straordinaria donna che si è contraddistinta nel panorama della comunità scientifica contemporanea, una mente brillante che era impegnata anche nel mondo politico, nel sociale, nella difesa dei diritti civili, dell'ambiente. E questa iniziativa nasce proprio per divulgare l'esperienza di vita di Margherita Hack tra le nuove generazioni, affinché possano crescere con la consapevolezza dell'importanza dei valori legati all'uguaglianza, alla solidarietà, alla parità di genere, perché purtroppo ancora oggi l'autodeterminazione e l'autonomia delle donne nell'ambito familiare, nell'ambito lavorativo, ma in generale in tutti i contesti sociali, è ancora fortemente a rischio, è compromessa, è a volte schiacciata da atti di violenza e di discriminazione. Quindi l'auspicio è che affrontare queste tematiche, ricordare queste figure femminili, possa sviluppare nelle nuove generazioni una mentalità contro la violenza, contro la discriminazione e a favore della parità di genere.